Salve a tutti amici e ben ritrovati. Io sono Steve Terry ed eccoci qui per un episodio di Far Cry 5. Siamo andati con Vici nella contea di Hope Country. Nello scorso episodio abbiamo finito la missione contro di Erk Senior e abbiamo quindi Erk Junior come alleato, ma poi siamo stati rapiti dai cacciatori di Jekyll Seed che ci hanno portato da lui e lui ha cercato un po' di controllarci, di renderci militari come sono i suoi uomini. Fortuna abbiamo incontrato i Whitehall, un gruppo di milizia qui del Nord che ci hanno liberato e ora siamo loro alleati e siamo noi ora loro alleati, stiamo cercando di salvare il più possibile, liberare questa zona dal potere, dal giuoco dei Sith. Non sarà facile, ma abbiamo tante cose da fare qui, tre qui per i Whitehall, un possiamo anche liberare fare l'orso, verso l'ultimo alleato, come si chiama l'orso? Vediamo un po' come si dice, Cheeseburger, che sarebbe perfetto per insieme a Erk Junior. E in più abbiamo anche messo il qui perché è Erk Senior. Cioè, vedete, tante cose da fare. Io devo fare questa di qua della est della montagna. Perché Junior Senior è liberare Fang. Per liberare Cheeseburger. E poi concentrarci con i Whitehall. Bene, per scoprire cosa accadrà, basta andare avanti. Quindi bando alle ciance. E che va già inizio. Let's go. Che bravo, Cheeseburger. Vabbè, per viaggio da fare. C'è un modo per essere veloci, sì. Beh, sposto ventura per cazzo al cielo e andiamo, ragazzi. Bene, siamo andati qui nella parte della Cheeseburger, con già sentita la voce di Joseph Seed che parla a noi con il suo grande charme. Ma dov'è il posto? Dobbiamo riconoscere facilmente, direi. Eccoli, la Cheeseburger abbiamo anche come obiettivo. Perché lancia e si proprio molto tasso? Vabbè, non libera l'avamposto e libera Cheeseburger. Cosa semplice, ragazzi, dai. Si può fare. Namo. Il vice dello sceriffo, quello che c'è non viene qui. Oddio, ma che cavolo ha questo mus? Sto strano coso. Ok. Vuoi fare più senso possibile, ma in realtà. Ma state zitto. E chiamare questi rinforzi. Anche voi trovate, sai? Anche voi trovate e vi ho liberati. Qualunque cosa succeda. Cadere nei tranelli mentali di quel genere. Ben fatto, vice. La setta non potrà più addestrare i suoi giudici al Fang Center. I fratelli Fowler saranno contenti di riavere quel posto. Varrebbe la pena di chiedere in giro se qualcuno ha visto l'orso Cheeseburger. Pare che gli piaccia fare a pezzi i fanatici. Sono felice che non ci sia più la setta ad addestrare quei poveri lupi. Tra l'altro, quei lupi pazzi li spedivano dritti alla segheria per tenere d'occhio i prigionieri. Avevamo un orso di nome Cheeseburger, una sorta di celebrità locale, diciamo. Aveva un debole per il barbecue di Chad, ma ha il diabete, quindi l'abbiamo messo a dieta. Solo salmone frullato. Comunque, la setta voleva prenderlo, quindi l'ho liberato. Ho sentito che era in giro a seminare il panico. Qualcuno dovrebbe trovarlo per controllare che stia bene. Prendi un po' di salmone prima, però. Dagli da mangiare il salmone e sarà tuo amico per sempre. Ok, come sempre quando noi. Ok, sì. Appena noi premo il tasto per la missione o la mappa, fa qualcos'altro. Va bene.
Non è qui nella zona di pesca per le ragioni Cheeseburger Besselli. Spero che stia bene. E che. Che è sto rumore? Oddio, è orribile. Comunque, dai, andiamo lì. Andiamo a prendere la cheeseburger così da poterlo liberare. Sarà l'ultimo alleato mio a sbloccare. Quindi erano tutti alleati. E Jacob sarà molto più arrabbiato. Nel frattempo, abbiamo tutta una zona in cui reclutavano i lupi. Guardate, quei lupi bianchi davvero orribili. E violenti, dice qualcuno possa ammazzare. Ciao gioia. Ok, siamo vicino alla zona di pesca. Vediamo se riusciamo a vedere. Ecco, sono mai pesche prese. Non bene i salmoni, ma io non ho cane da pesca. Spero di trovarlo qui, se no sono fregato. Oh, qui prendiamo. Allora, impara a pescare. Ti dà la lenza per i pesci. Ti nutre uno per poi avere uno per richiamare la ruota. Qui seleziona la canna da pesca. Così come ho visto. Tieni ruota le due per caricare il lancio della lenza. E rilascia le due per gettare la lenza. Giri il mulino con le due per tirare i pesci con l'esca. Quando un pesce mordicchia l'esca, premi le due per prendere. Ok, tutte e due. Sì. Grazie. Vediamo un po' se riusciamo a vedere qualche pesce, non penso. Anche qui sono state delle barche, vediamo però. Ok, presto, presto, dai. Oh, salmone preso, ma come che è bel per salmone d'acqua, ci libera addirittura, colpo di scena, direi che possiamo andarcene. Ok, dobbiamo andarcene molto distanti, maledizione. C'è un viaggio rapido perché. No, non c'è viaggio rapido. Vediamo, va, prendiamo sta barca, va, andiamoci con la barca. Vediamo di fare questa missione, ma è lunga. Può andare a pescare il pesce e il salmone, tutto io devo fare. Grazie, grazie. Ok, Cheeseburger dovrebbe essere come siamo pieni di pini pini di deniti. C'è anche un bel VIP che non fa mai male, fa punti di esistenza però. Che cavolo. Poi ci sediamo solo qui, speriamo, così evito di fare troppe uccisioni. Certo, se lo dici tu. E questo è salmone. Salve. Diabete.
Vince, ho sentito che hai salvato il vecchio cheeseburger. Ottimo lavoro. I Fowler l'hanno addestrato per bene. Farà a pezzi ogni cosa che vorrai ed è una specie di celebrità locale. Quindi non stupirti se la gente gli farà più feste che a te. Bene, con questo abbiamo liberato l'ultimo alleato, l'ultimo dei nostri alleati, abbiamo il roster bello pieno, sono scelto a fare tre animali micidiali, tra cui Cheeseburger, Puccettina e Boomer, uno fedele che ruba le armi, l'altro che è aggressività e forza, e un altro c'è più silenzioso, abbiamo due elicotteri, due cecchine, anche se uno più silente è meglio lei, sinceramente, poi due baby romanazzi, uno che scoppia un mandato a fuoco. Bene, con noi c'è Cheeseburger, porterei Puccettina e andiamo a fare l'ultima missione per conto del possibile senatore, ma non più, beh, insomma, Erk Senior ci aspetta. Andiamo da lui, ragazzi. Ma guarda chi c'è, il mio nuovo manager della campagna. Ho un nuovo lavoretto per te. Sai cos'è il gerrymandering? Ovvio che non lo sai, sei un americano medio proprio come me. È una roba da secchioni pallosi, confini ridisegnati, distretti vuoti, bla bla. Comunque, le elezioni si avvicinano e i secchioni mi dicono che nei sondaggi sono spacciato perché quegli stupidi edeniti non voteranno per me. Di quello che vuoi sulle sette di sbiellati, ma se c'è una cosa vera è che vanno a votare. I secchioni dicono che la mia unica possibilità di vittoria sarebbe tornare indietro nel tempo a gerrymanderare i confini del distretto per non contare gli edeniti. Al che io penso, potrei vincere senza problemi se gli edeniti non andassero a votare. Ora non sarò io a dirti come potrebbe succedere se ci siamo capiti, ma una soluzione permanente al mio problema momentaneo sarebbe ideale, e chi ha orecchie per intendere. Ovviamente non ti sto dicendo di uccidere qualcuno perché sarebbe illegale. È ancora tecnicamente illegale, no? Beh, ma se ci fossero meno edeniti, perché per puro caso inciampano e cadono su qualche centinaio di proiettili, forse avrei più possibilità. Il distretto in questione è all'incrocio del Grill Streak. Puoi portarti anche quel demente di mio figlio. Non vale molto. Ma a sparare se la cava. E poi, beh, se questa cosa dovesse crearci problemi, un capro espiatorio fa sempre comodo. Non credo neanche che finirebbe in prigione, contando che un po' tucco. Beh, cosa stai aspettando? Datti una mossa! Bene, una bravissima persona che ci dice di ammazzare un po' di gente per fare più voti, so che in secondi i calcoli non andrebbe avanti. Bene, Marelli, se vuoi portiamo anche suo figlio, non so, suo figlio come capo espiatorio. Ma ci andremo a sapere cosa che c'è qua. Figurine di baseball Cougars. Vabbè, noi andiamo di qui, ragazzi. Spostamento rapido e let's go. Bene, ragazzi, eccoci qui. Non libera l'incrocio, qui tutto bruciato, che bello. Libera l'incrocio, uccide un po' di edeniti per non farci male. Bravo, bravo, vice. Sì, convinto. Uno. Bello, così pulizia totale. Salve signora. In questa l'arma. Ok, faccio la sola, grazie. Dove cavolo era? Ah, ecco lì.
Beh, vedo la zona sta liberata, no? Sì. Se non si blocca tutto, che succede? Ok. Beh, ce l'hai fatta. Bel lavoro. Col tuo aiuto riporterò il Montana alla grandezza di un tempo. Ti dirò una cosa. Perché non ti prendi Nancy? Puoi andare in giro a ripulire il paese col mio pick-up e tutti gli elettori sapranno chi è che ha a cuore le loro esigenze. Ah, e non riportarmi Earth Junior. Mai. Sai, Vice, fosse per me saresti morto da un pezzo. Ma Joseph ha in serbo qualcosa per te. Vuole parlarti. Ecco quello che farai. Non temere, i miei cacciatori ti porteranno da lui. Oh, cazzo! Ti sta ancora cercando! Fa attenzione! Quei cacciatori potrebbero essere ovunque! Ok, mi stanno dando la caccia in questo posto perché possa partire qualcosa, che mi pigliano loro e poi finisco tutto lì e devo ricominciare il video. Non può essere. Quindi, finiamo qui il video. Forse un po' lunghetto, spero di riuscire a fare 20 minuti, non troppo, 24. Comunque, invito a lasciare un like in caso il video vi sia piaciuto, a commentare e dire la vostra. In caso avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, se vi riuscite le notifiche dei video che usciranno. E vi ricordo anche se mi su Twitch, lo fai live, e su vari social come Twitter, Instagram, Facebook, così per sapere più sul mio lavoro. E tra questo ragazzi, al prossimo episodio, dal prossimo Terry, passo e chiudo.